Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo, carissimi, la 23ª domenica del tempo ordinario e celebriamo anche la Natività della Vergine Maria, iniziando da questa sera a domani. Offriamo questa Santa Messa per Anthony Palambo, Sister Antonio Palambo, Gian Palambo e Gaetano Mistretta, Silvana, Rosetta e Antonio Tucci, per Renata Salerno e per la guarigione di Vito. Vogliamo chiedere l'intercessione potente della Beata Vergine Maria Santissima. Ricominciamo con un nuovo anno e quale modo migliore per iniziare se non con la Natività della Beata Vergine Maria Santissima. Chiediamo la sua intercessione e protezione. E per celebrare riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Preghiamo, o Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. Parola di Dio. Lord,
Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gioia, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che vestite lussuosamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazione e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano? Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè
apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Effata, cioè apriti, che come sappiamo è l'ultimo rito del battesimo. Quando si celebra il battesimo, alla fine si celebra anche questo rito. Si fa il segno della croce sulle orecchie del neobattezzato e sulla bocca e si dice appunto, si ripete questa parola, apriti, effata, appunto affinché il nuovo battezzato possa ascoltare la parola di Dio e proclamarla e dare testimonianza. Ecco, questo sordo muto oggi è un sordo muto emblematico, simbolico. Perché? Perché rappresenta un inizio. Vedete, Gesù va in territorio pagano, in piena Decapoli, esce da Israele, passa per Tiro e Sidone. Questo sordo muto rappresenta i pagani, cioè coloro che a quel tempo, al tempo di Gesù, non potevano ascoltare la parola di Dio, non potevano entrare nella sinagoga e non potevano quindi neanche proclamare la parola di Dio. Era proibito. I pagani erano ritenuti come i cagnolini, come sappiamo. Ecco, con Gesù ci si apre al nuovo, ci si apre tutti, chi vuole, chi ha buona volontà, chi è umile, i poveri del Vangelo, ai quali Dio rivela i misteri del regno, e quindi inizia la conversione dei pagani. Tutti noi, prima del battesimo, abbiamo il peccato originale. Allora Gesù, attraverso il sacerdote, ci libera da questo peccato originale e appunto scioglie quel nodo che a causa di Adamo ed Eva ci tiene schiavi. Ma poi, come sappiamo, c'è la concupiscenza che continua fino alla fine. Prima lettura parla di vendetta. Il profeta Isaia ci parla di vendetta. E questa vendetta inizia con Gesù, non è una vendetta mondana del mondo, con le armi, con le bombe nucleari, con i soldi, il potere di questo mondo. No, è una vendetta più profonda. È una vendetta che purtroppo toccherà in sorte a chi opprime, a chi perseguita, a chi opprime il povero, a chi opprime la vedova, l'orfano, il forestiero. È una vendetta divina che inizia con la venuta di Gesù. È come dire, gli umili iniziano a vincere sopra i superbi. E questa vendetta poi si compirà in paradiso, alla fine, perché gli ultimi saranno i primi in pratica. Questo ci dice la parola oggi. Se abbiamo ricevuto un tesoro di grazia, che è la parola di Dio, che è il nostro battesimo, che è l'Eucarestia, immaginate se noi ce lo tenessimo solo per noi. Immaginate se noi adesso vietassimo ad altri popoli di entrare in chiesa. E così era prima di Gesù. I pagani, chi non era ebreo non poteva entrare in chiesa. E quindi poi è arrivato l'ebreo per eccellenza, che è Gesù, nella carne, per aprire le porte anche ai pagani. Giudei prima e greci poi. Greci, che appunto sono i lontani, divennero i vicini. E i vicini purtroppo si allontanarono. E questo rischio c'è anche oggi.
Oggi viviamo in un mondo che veramente è sordo muto. Come si dice in Italia, non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. E sono i peggior sordi. Noi siamo stati battezzati. Gesù ci ha detto questa parola tramite il Signore: Effata, liberati, apriti. Però noi poi ricadiamo nella schiavitù del peccato, della paura, della depressione, eccetera. Questo è il mondo di oggi, sordo, muto. Chi non vuole ascoltare, perché oggi c'è l'accesso alla verità in ogni parte del mondo. Nei giorni passati abbiamo visto come la schiavitù della legge tiene ancora ha ancora un suo potere. Fino ad oggi abbiamo vedendo tutte queste dittature che tengono i popoli sotto la schiavitù della legge. Ma come vediamo alla prima lettura, le cose cambieranno. Per chi crede, già le cose sono cambiate. E celebriamo oggi la santa per eccellenza, la Natività, il compleanno della Beata Vergine Maria Santissima, colei che ha saputo ascoltare per eccellenza. Come anche San Pietro, Simon Pietro, Shimon, Shema Israel, ascolta Israele. Però Israele siamo noi oggi, siamo noi la Chiesa, il nuovo Israele, che appunto poi dobbiamo ascoltare e proclamare, cioè condividere. Non dobbiamo tenere queste cose per noi, questa grazia di salvezza per noi. E tutte le porte delle chiese sono aperte. Però se non siamo umili, lo possiamo dire in tutte le lingue. Non si capirà mai, non si riuscirà ad entrare. Bisogna vedere piccoli per entrare nel Regno di Dio. Qua, quindi far parte della Chiesa e poi anche in Paradiso. Vedete come dice qua? Dite agli smarriti di cuore. E oggi sono coloro che sono depressi, coloro che sono nella solitudine, coloro che non hanno nessuno, magari hanno anche miliardi, ma magari sono schiavi dei mass media. Coraggio, non temete, il vostro Dio viene, ecco la vendetta, perché alla fine pagheremo tutto, bene e male. E questo è un mondo di passaggio, alla fine ci troveremo faccia a faccia con Dio e là ci sarà purtroppo la vendetta, perché se qui rifiutiamo a Dio, alla fine ci dirà che non ci conosce e si apriranno gli occhi dei ciechi. In un'altra parte dice: hanno orecchie ma non odono, hanno bocca ma non parlano, come gli idoli, come i cembali. Cioè, ci sono tanti che sono esseri umani come tutti, però ascoltano ma non riescono a interiorizzare, perché c'è una pietra nel cuore. E quindi vedete come, le cose come cambieranno. Scaturirà l'acqua nel deserto. Dio aprirà le nostre orecchie, la nostra bocca, e quindi ci trasformerà. Però dobbiamo essere noi anche aperti, disponibili ad accettare, dobbiamo andare incontro, perché Dio è sempre pronto ad aspettarci. La seconda lettura è anche importantissima, ci dice di non fare favoritismi. Noi che siamo italiani siamo abituati a fare favoritismi, raccomandazioni, che poi a volte non c'è niente di male se è una raccomandazione positiva, cioè se io raccomando qualcuno perché è buono e bravo, allora vabbè, ma se il problema viene quando io raccomando a qualcuno che non va bene. A volte si raccomanda a un medico che non sa fare il medico e poi muore la gente. Cioè, raccomandazione significa che io do la mia conferma per una persona che vale in questo modo, per questa missione, per questo messia. Cioè io, come si dice qua, lo sponsor, lo appoggio. Allora sì, ma senza corruzione. Non dobbiamo fare differenze di persone, non dobbiamo preferire i ricchi di questo mondo e mettere da parte i poveri. Questo ci sta dicendo Gesù oggi, perché Gesù anche lui era povero e Gesù vive nel povero, come ha rivelato a Madre Teresa in questi giorni. Madre Teresa per gli ultimi 50 anni della sua vita non sentiva, non avvertiva la presenza di Dio, di Gesù,
del suo amore nel suo cuore. Per gli ultimi 50 anni della sua vita l'ha scritto. Dice, dov'è Gesù? Non lo sento. Con tutto che prima, nella sua giovinezza, Gesù gli parlava, le parlava. Ecco, poi Gesù le rivelò che appunto lui viveva nei poveri. Dice, tu mi vedi ogni giorno nei diseredati, nei più abbandonati, nei più bisognosi, per i quali tu dai la vita. Quindi anche se non mi senti spiritualmente, ma stai costruendo la tua parte di regno in paradiso. Quindi i poveri sono i preferiti, i prediletti, coloro che soffrono, la vedova, il forestiero, l'orfano, chi ha avuto problemi, per esempio chi rimane orfano, chi viene abbandonato, chi resta vedova, chi è forestiero, viene adottato specialmente e direttamente dal Padre. Certo, il battesimo è l'adozione spirituale, ma questa adozione è un'adozione speciale, perché Dio vede chi viene, chi ha bisogno, chi è solo, e quelli sono i figli speciali che vengono adottati, vengono abbandonati dal mondo, ma vengono adottati da Dio. Allora preghiamo la Madonna oggi. 9 mesi fa abbiamo celebrato l'Annunciazione, l'8 di dicembre. Domani e oggi appunto ci abbiamo la Natività. Si ricomincia un nuovo anno dopo il Labor Day. Preghiamo a Dio che tramite intenzione della Madonna possa benedirci e possa farci interiorizzare questo Vangelo. Tutti noi eravamo pagani un giorno, lontani, e Dio gratuitamente ci ha toccato. Quando il dito di Dio giunge a noi e ci libera dal male, dal demonio, allora il regno di Dio giunge a noi. Quando il dito di Dio scaccia il male della nostra vita, allora il regno di Dio giunge ai nostri cuori. Preghiamo affinché il Signore, attraverso l'intercessione della Madonna, questo giorno così importante, anche se la Madonna disse a Medjugorje di essere nata il 5 agosto, Madonna delle Nevi, la Chiesa celebra oggi, 8 di settembre, quindi iniziando oggi il 7. E allora chiediamo affinché anche noi possiamo mantenere viva questa apertura del battesimo e quindi ascoltare la parola di Dio e proclamare la verità ad ogni creatura. Sia lodato Gesù e Maria. Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. La bontà del Padre, mediante il battesimo, ci ha inseriti nel grande disegno della salvezza. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti a leggere gli eventi quotidiani alla luce della sua provvidenza. La tua parola e rendili disponibili al pentimento. L'esperienza della riconciliazione della Chiesa
sia segno e strumento di pace per ogni creatura. Noi ti preghiamo. Dona a tutti i tuoi ministri la stessa sollecitudine di Cristo Buon Pastore. Rendili appassionati nella ricerca di quanto si sono smarriti. Noi ti preghiamo. Guarda i popoli che soffrono a causa di violenza, dell'odio e delle guerre. Suscita in tutti l'impegno di una leale collaborazione per il congenimento della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo. Confronta i tuoi fratelli malati, conforta i tuoi fratelli malati, benedici le loro famiglie e sostieni sulla via della croce i discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo. Concedi a noi la tua misericordia, la gioia del perdono renda tutti capace di accoglienza reciproca. Noi ti preghiamo. Signore, le nostre intenzioni personali e speciali, in particolar modo oggi per padre Antonio, sister Antonia, Gian Gaetano, che oggi compie gli anni in paradiso, il nonno della nostra Diana e papà tuo. E preghiamo anche per Silvana, Rosetta, Antonio e per Vito e per Renata. Preghiamo, ascoltaci, o Signore, la tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza. A compiere il servizio sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci a aver parte della vita eterna. Insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Che la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli di Dio scambiamoci il segno della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Vogliamo ringraziare tutti voi, siccome abbiamo anche un'altra cantante, che insieme a Diana ci fanno, diciamo, rendono la messa molto più bella. Ringraziamo anche Antonio qui, del Guatemala e della nostra Basilica di Regina Pacis. Grazie a tutti voi, Amalia, Anna Maria. E vi lascio con una bella devozione, la devozione di Maria Bambina. La conoscete o no? Maria Bambina, trovatela su internet, una bellissima devozione, dato che oggi celebriamo il suo compleanno. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, in te germoglia la
Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici.